Vediamo il focus che ha realizzato Francesca Ghidini sulla costiera amalfitana, poi la linea può tornare allo studio. Questo è il vallone Santa Caterina nel comune di Scala. 10 giorni fa sono partiti i lavori di pulizia dell'alveo, fondamentali per scongiurare le frane. Cosa state facendo? Stiamo pulendo le briglie, sia le briglie a pettine sia le briglie franciacolata poste lungo l'alveo del torrente Dragone e lungo i valloni affluenti del torrente Dragone. Insomma, se si fa la manutenzione ordinaria, i disastri non accadono. Eh sì, questi tipi di interventi sono importanti, infatti noi interveniamo principalmente sulle briglie a pettine per quanto riguarda la pulizia ordinaria, quando arriva qualche ramo, qualche albero. Sarebbe poco intelligente non capire che il territorio deve essere curato e mantenuto. Lei percorre ogni giorno il suo territorio, il territorio di Atrani, per vedere se c'è qualcosa che non va. Il problema è rappresentato da stracci, tronchi, rami, ferri, quindi vanno rimosse queste cose quotidianamente. A settembre 2010 fango e detriti travolgono questa spiaggia, la piazza di Atrani. Francesca Manzi, una giovane ragazza, perde la vita. Da allora cosa è cambiato? Beh, innanzitutto abbiamo adottato un piano di protezione civile, che prevede via di fuga, che prevede gli allarmi. Appena la regione ci avvisa, allerta gialla, allerta arancione, allerta rossa, scattano 3 protocolli diversi per cui la popolazione è informata. 9 costoni rocciosi da mettere in sicurezza ad Amalfi, travolta quasi 2 anni fa da una frana gigantesca. In arrivo 5 milioni di finanziamento, ma i tempi della burocrazia sono infiniti. Per l'approvazione di un progetto esecutivo di messa in sicurezza di un costone sono necessari anche 4-5 anni. Decisamente troppo, dovremmo cercare di velocizzare, anche perché si tratta di interventi che sovente riguardano la pubblica e privata incolumità. Questa è un'area fortemente sensibile a qualsiasi, diciamo, sollecitazione che arrivi, che sia acqua, che siano lavori impropri o quant'altro. La bellezza di questi posti è dovuta sostanzialmente alle condizioni morfologiche del posto. Se la guardo come turista è meravigliosa, se la guardo come geologo sono terrorizzato. 91 comuni su 100 sono a rischio idrogeologico in Campania. Ci abitano 450.000 persone, 500 scuole, 19.000 imprese, più di 90.000 edifici, 32.000 solo nel Salernitano. La provincia di Salerno è il territorio campano con il maggior numero di aree a rischio idrogeologico e la costiera amalfitana è sicuramente la zona più a rischio. La zona più fragile di un territorio molto fragile, un paese dai piedi d'argilla, come lo ribattezzammo in un dossier di Legambiente dopo la terribile frana di Sarno, Siano e Bracigliano. Per cui sono necessari non solo controlli quotidiani, ma richiede anche interventi costanti.